Sara ha 15 anni quando il 26 agosto 2010 esce dalla sua casa in un piccolo paese della provincia di Taranto per raggiungere l'abitazione di sua cugina, Sabrina Misseri, con cui ha appuntamento per andare al mare. Sono più o meno le 14. Sara deve percorrere circa 600 metri per arrivare a casa Misseri, che peraltro frequenta abitualmente. Quel giorno però accade qualcosa di anomalo. Alle 14.42 Sabrina, raggiunta da due amiche davanti a casa sua, dice loro che Sara non si è mai presentata all'appuntamento e prova a chiamarla. Ma questa è solo la sua versione. Cominciai a preoccuparmi fin da subito, provai a chiamare il cellulare di Sara, ma era spento. Poi è stato un susseguirsi di eventi fino al ritrovamento. Dal momento in cui è uscita di casa, della ragazzina si perderà ogni traccia, fino al 6 ottobre 2010, quando, in fondo a un pozzo, nelle campagne di Avetrana, verrà ritrovato il suo cadavere. Sono Margherita Carlini, psicoterapeuta e criminologa forense. Sulla scena del crimine è una serie di fanpage.it in cui analizziamo i casi di cronaca nera più eclatanti avvenuti in Italia e all'estero. Se non ti sei ancora iscritto al canale YouTube, fallo subito per non perdere i prossimi episodi. Il lavoro degli inquirenti ha stabilito che cosa è successo a Sara. Stando alla loro ricostruzione, Sara Scazzi fu uccisa quel 26 agosto dentro le mura di casa Misseri, strangolata da Sabrina e dalla zia di Sara, Cosima Serrano, con la complicità dello zio Michele Misseri, che acconsentì a far sparire il suo corpo. Sulla base della sentenza della Corte di Cassazione, che nel 2017 ha confermato l'ergastolo per Sabrina e Cosima, in questo video ripercorreremo il delitto di Avetrano. Cos'è successo da quando Sara è uscita di casa al momento della telefonata di Sabrina? E soprattutto, cosa ha spinto alcune delle persone di cui Sara si fidava di più a commettere un delitto tanto crudele? Sara era una bomba atomica, così la descrive sua madre Concetta Serrano. Le due erano tornate in Puglia nel 2002 per stare con nonno Cosimo, mentre il padre di Sara, Giacomo, era rimasto per lavoro nell'Interland milanese, poi raggiunto anche dal fratello maggiore di Sara, Claudio, per lo stesso motivo. La vita in quel paese di 6.000 anime a Sara stava stretta. Tutta l'insoddisfazione, i suoi pensieri e le emozioni più intime le affidava ad un diario che, fate attenzione, si rivelerà importante per far luce sulla sua morte. Sara nel 2010 era al secondo anno dell'alberghiero e nel tempo libero frequentava la comitiva della cugina più grande, la 22enne Sabrina, di professione estetista. Malgrado la differenza di età, le due cugine passavano gran parte delle giornate insieme, anche se nell'ultimo periodo si era insinuata nelle loro vite una terza persona, Ivano Russo, 27 anni, cuoco, soprannominato Dio Ivano da Sabrina, che in poche parole aveva perso la testa per lui. Tra gennaio e agosto del 2010, si legge nella sentenza, Sabrina e Ivano si erano scambiati circa 4.500 messaggi. Insomma, più di una semplice amicizia. Un interesse palese, almeno da parte di Sabrina, dal momento che Ivano non voleva impegnarsi con lei. E Sara, come si legge tra le pagine del suo diario, anche lei cominciava a nutrire qualcosa per quel ragazzo. E la cotta non era passata inosservata a Sabrina, che in più di un'occasione l'aveva proprio rimproverata per questo. Ti vendi per due coccole, le aveva detto la sera prima dell'omicidio in presenza di testimoni, al culmine di una lite nata perché Sara aveva tradito la fiducia di sua cugina, raccontando al fratello Claudio di un tentato approccio sessuale di Sabrina verso Ivano, che però lui aveva rifiutato. Quella confidenza tradita, poi diventata pettegolezzo di paese, aveva scatenato l'ira di Sabrina e contribuito a raffreddare i rapporti tra lei ed Ivano. Sabrina si era arrabbiata quella sera, scriveva Sara nell'ultima pagina del suo diario segreto. Arriviamo quindi al 26 agosto 2010. D'ora in avanti esporremo gli eventi di quel giorno alla luce di quanto ricostruito dagli inquirenti e poi confermato dalla Cassazione. Sara passa la mattinata a casa di Sabrina, che sta eseguendo un trattamento estetico ad una cliente, la quale testimonierà di aver notato una certa tensione tra le cugine. Sabrina, la sera prima, aveva fissato un appuntamento per andare al mare con un'amica,
Mariangela Spagnoletti, la sorella minore di Mariangela, Alessandra, e la cugina Sara. Le ragazze erano solite andare al mare tutti insieme durante l'estate. Sara quindi torna a casa verso le 12, comunica alla madre che andrà al mare, poi va a fare la spesa. Dopo aver consumato un pranzo veloce senza neanche sedersi a tavola, si cambia i vestiti ed esce tra le 13.20 e le 13.35 per raggiungere la cugina Sabrina a casa Misseri, dove in quel momento ci sono sia Sabrina che Cosima, la sorella della madre di Sara. A inizio video vi abbiamo detto che Sabrina alle 14.42 davanti alle amiche mise in scena una telefonata a Sara sostenendo che la cugina non si era fatta vedere, ma le indagini hanno svelato che Sara ci è arrivata e come a casa Misseri. Quindi, cos'è successo davvero in quel buco di meno di un'ora da quando Sara è uscita di casa alla telefonata di Sabrina? Dopo l'arrivo di Sara dai Misseri, accade qualcosa, un altro litigio che forse la spaventa e la spinge ad allontanarsi. Sara dunque sta tornando verso casa quando Sabrina e sua madre la raggiungono a grande velocità a bordo della macchina. Dopodiché Cosima costringe la nipote a salire in auto e la riportano indietro a casa Misseri. E qui, in un orario compreso tra le 14 e le 14.20, avviene il delitto. Sara muore per asfissia meccanica, cioè viene strangolata con un oggetto dalla forma compatibile con quella di una cintura. Alle 14.23 Mariangela, con cui le ragazze avevano appuntamento per andare al mare, scrive a Sabrina per avvisarla che sta arrivando. In risposta a Sabrina recita la parte: avviso Sara? La Spagnoletti dirà di essere rimasta spiazzata dalla domanda dell'amica, in quanto la presenza della cugina era data per scontata. Alle 14.25 e alle 14.28 Sabrina manda a Sara due sms. Ora fate molta attenzione. Alle 14.28 parte uno squillo dal cellulare di Sara a quello di Sabrina. Secondo gli inquirenti, a fare questa chiamata non è Sara, ormai senza vita, ma Sabrina, nel tentativo di costituirsi un alibi. Alle 14.41 le sorelle Spagnoletti arrivano a casa Misseri, trovando Sabrina ad aspettarla non in veranda come al solito, ma direttamente in strada. Per gli inquirenti Sabrina vuole tenere le due amiche lontano da casa sua, dove nel frattempo il corpo di Sara viene spostato in garage da Cosima e da suo marito, lungo un percorso che collega l'interno di casa Misseri con l'ingresso posteriore della rimessa. Alle 14.42, in presenza delle amiche, Sabrina telefona a Sara e, come sappiamo, non ottiene risposta. Due minuti dopo fa un'altra telefonata, ma stavolta il cellulare di Sara risulta spento. L'hanno presa, dice Sabrina alle ragazze, apparendo ai loro occhi fin troppo agitata per un ritardo che, in fondo, è di soli pochi minuti. Mentre tutto questo avviene all'esterno, il corpo di Sara viene affidato da Cosima a Michele Misseri, con l'incarico di nasconderlo. L'uomo, stando alla ricostruzione, non è presente al momento del delitto, ma viene coinvolto solo ad assassinio già compiuto. Misseri quindi carica il cadavere di Sara in macchina e, facendosi aiutare da suo fratello e da un nipote, lo nasconde in un pozzo in disuso in una contrada dove ha vissuto da giovane. Infine, poco distante da fuoco agli effetti personali della nipote, sottraendo alle fiamme soltanto il suo cellulare. Quali sono le prove che hanno permesso agli inquirenti di appurare la colpevolezza di Cosima, Sabrina e Michele Misseri? Prima di passare a questo, diciamo subito che cosa avvenne dopo il 26 agosto 2010. Fin dai primi giorni della scomparsa di Sara, Cosima e Sabrina furono ospiti di diverse trasmissioni televisive. In particolare, si legge nella sentenza, Sabrina Misseri fu un astuto e freddo motore propulsivo e mise in atto una strategia volta a strumentalizzare i media, deviando le investigazioni verso una serie di piste fasulle, dal rapimento ad opera degli zingari o della badante del nonno di Sara, fino all'allontanamento volontario di Sara per un'ipotetica fuga d'amore. In mezzo a questo caos mediatico, una sola cosa restava sicura al 100%. Sara, quel pomeriggio, era uscita per andare a casa dei Misseri e le ricerche, quindi, non potevano che iniziare da lì. La famiglia Misseri fu ascoltata varie volte, negando qualunque tipo di coinvolgimento, fino al 29 settembre 2010, quando Michele Misseri, l'unico a mostrare segni di cedimento emotivo, finse di aver ritrovato per caso il cellulare di Sara e lo consegnò alle autorità. Il tutto all'oscuro di Sabrina e di Cosima. Messo alle strette, ormai sopraffatto dal senso di colpa, il 6 ottobre 2010 Misseri confessò l'omicidio della nipote e fece ritrovare il suo cadavere, asserendo di averla uccisa
all'interno del garage. Le sue dichiarazioni però apparirono da subito incerte e confuse. Prima disse di essere stato colto da un raptus inspiegabile dovuto al trattore che non funzionava, negando qualsiasi movente sessuale. Poi cambiò versione, dicendo che Sara era morta in seguito a un tentativo di stupro. Malgrado ciò, condotto dagli inquirenti sul luogo del delitto, si dimostrò del tutto incapace di replicare i gesti che sosteneva di aver compiuto nell'uccidere Sara. Il 15 ottobre 2010 Michele Misteri aggiunse al suo racconto un altro dettaglio che segnò un punto di svolta decisivo. Per la prima volta affermò che in garage quel giorno c'era anche sua figlia, Sabrina. Riguardo al coinvolgimento di Sabrina, non fu chiaro. All'inizio disse che lei aveva condotto Sara nella rimessa per permettere a suo padre di darle una lezione, affinché non raccontasse in giro di aver subito molestie dallo zio. Ma anche questa versione durò poco. In seguito Misteri disse che ad ucciderla era stata Sabrina stessa, durante un gioco finito male, cioè che Sabrina e Sara stavano giocando a cavalluccio con una cintura e che la nipotina era scivolata e caduta. Un anno dopo, Misteri tornò ad addossarsi tutta la colpa dell'assassinio, scagionando di fatto sua figlia Sabrina, su cui però, nel frattempo, gli inquirenti avevano concentrato la loro attenzione, riuscendo a raccogliere prove e testimonianze ritenute ben più convincenti delle dichiarazioni di Misteri, prove che, apparentemente, accertavano la colpevolezza non solo di Sabrina, ma anche di sua madre, Cosima Serrano. In realtà non c'è stato mai il sentore fino al 6 ottobre, quindi per tutto quel periodo lì non si sapeva veramente cosa pensare, non c'erano sospetti, e era talmente surreale la situazione che non c'era praticamente nulla che ti facesse pensare a qualcosa di specifico. I miei sospetti non si sono mai direzionati verso di loro finché non c'è stato l'arresto di Michele. Il primo e forse anche più importante elemento da considerare è ciò che emerse dalla relazione del medico legale. Sul corpo di Sara mancavano del tutto segni che la ragazzina avesse provato a lottare o a liberarsi. Ne conseguiva che il delitto doveva essere stato commesso almeno da due persone, con una che aveva tenuto ferma Sara, impedendole qualunque movimento. Passiamo ora alle intercettazioni telefoniche. Il 4 ottobre 2010, trascorsi pochi giorni da quando Misteri consegnò alle autorità il cellulare di Sara, Sabrina fu intercettata mentre diceva di essere preoccupata per le impronte che aveva lasciato sul telefono della cugina, avendolo toccato il giorno in cui era scomparsa. Sempre parlando di impronte digitali, anche Michele Misteri e sua moglie Cosima furono intercettati mentre discutevano dell'eventualità che tracce rinvenute sulla porta dell'ingresso posteriore del garage potessero appartenere a Cosima Serrano. Quella conversazione appariva quantomeno insolita, visto che dalle testimonianze e per stessa ammissione della donna era assodato che Cosima Serrano non si recava mai nella rimessa. Un'altra intercettazione degna di nota fu quella del fratello di Michele Misteri, che, secondo gli investigatori, aveva contribuito a nascondere il cadavere. L'uomo, intercettato mentre parlava tra sé e sé, si sfogava dicendo che lui aveva fatto tutto il possibile e che già soltanto averla vista così gli aveva creato un gran turbamento. Parliamo poi del ritrovamento del cellulare di Sara. Questo fatto inaspettato rimescolò le carte e fu fondamentale per far luce sul mistero. Infatti, tramite il tracciamento telefonico fu possibile accertare che Sara, nel momento in cui Sabrina la chiamò in presenza delle sorelle Spagnoletti, si trovava in garage, mentre fino a quel momento il suo cellulare era sempre rimasto agganciato ad un'altra cella telefonica, cioè quella che serviva casa Scazzi, casa Misteri, esclusa una parte del garage e il tragitto di collegamento tra le due abitazioni. Curiosamente, anche l'utenza di Cosima Serrano, intorno alle 15:24, si era agganciata alla stessa cella che, lo ripetiamo, copriva soltanto una porzione del garage. Il giorno dopo, invece, Sabrina e Cosima sarebbero andate proprio nella contrada dove era nascosto il corpo di Sara. Anche questo dato fu rilevato tramite l'analisi delle celle telefoniche. Le due dissero di essersi recate in zona per controllare la vigna, che si trovava in un terreno di proprietà dell'altra figlia di Cosima e Michele, Valentina Misteri. Ma la loro spiegazione non convinse, prima di tutto perché normalmente non era una mansione di cui si occupavano loro, tanto più Sabrina, che di professione faceva l'estetista. In secondo luogo, perché la cella telefonica agganciata dal cellulare di Cosima era diversa da quella che, secondo gli esperti, serviva il terreno in questione, sebbene i due posti fossero molto vicini.
Il 6 ottobre, mentre Misteri faceva ritrovare il cadavere di Sara, Sabrina, in collegamento con la trasmissione Chi l'ha visto, commentò a telecamere spente quello che stava succedendo, parlando con un'amica, Anna Pisanò. Anch'io, dopo 7 ore sotto torchio, avrei detto che ho ucciso Sara e dove l'ho messa, ma non l'ho fatto. Le parole di Sabrina spiazzarono l'amica, tanto che quest'ultima dichiarò di averle chiesto come potesse dire qualcosa del genere non avendola fatta. E Sabrina rispose: «Ti viene di dire la verità e finirla là, però io non l'ho fatto. Papà, sì. Io non sono stupida». Bene, la testimonianza di Anna Pisanò fu una delle poche fornite in aula durante quello che fu rinominato dalla procura il processo ai silenzi. Dietro al silenzio, infatti, si trincerarono molti dei protagonisti e delle comparse di questo caso di cronaca, a partire da Sabrina e Cosima fino ad arrivare ad Ivano Russo, il ragazzo conteso tra Sara e Sabrina, che, secondo gli inquirenti, incontrò le ragazze circa 30 minuti prima dell'omicidio. E poi ci fu il silenzio di uno dei testimoni oculari più importanti, Giovanni Buccolieri, il fioraio, che prima raccontò di aver visto con i propri occhi il sequestro di Sara da parte di Cosima e poi ritrattò tutto, dicendo che si era trattato solo di un sogno. L'uomo, avvalendosi della facoltà di non rispondere, decise di non esporsi al processo. Al suo posto parlò ancora Anna Pisanò, madre di Vanessa Cerra, dipendente di Buccolieri, con cui lui si era confidato raccontando i dettagli di ciò che aveva visto. Buccolieri quel giorno era uscito verso le 14, dato confermato anche da sua moglie, per la consegna di addobbi floreali presso un ristorante. Sia l'arco temporale sia la strada che doveva fare per raggiungere il locale coincidevano con quelli del presunto sequestro, quindi era plausibile che avesse effettivamente visto qualcosa. Nel racconto confidenziale fatto a Veronica Cerra, Buccolieri diceva di aver notato Cosima scendere dall'auto e afferrare Sara per i capelli, costringendola a salire in auto. Questa tesi fu avvalorata da un altro testimone che aveva visto una macchina simile a quella di Cosima sfrecciare su quella strada a un orario compatibile con il sequestro. Inoltre, all'arrivo di Mariangela Spagnoletti, l'auto di Cosima era parcheggiata davanti casa Misteri in una posizione diversa da quella in cui si trovava prima delle 14, come riscontrato anche da altre testimonianze. Tra le testimonianze più rilevanti ci fu anche quella di un amico delle cugine che, poco dopo la scomparsa di Sara, raggiunse Sabrina per aiutarla nelle ricerche. A lui Sabrina riferì come era vestita Sara, anche se le due ragazze, stando alle dichiarazioni della stessa Sabrina, non si erano mai incontrate dopo pranzo, cioè quando Sara si era cambiata. Concetta Serrano negò di aver raccontato alla nipote come era vestita Sara, dettaglio che, al tempo della descrizione fatta da Sabrina all'amico, era noto solo a chi si trovava in casa Scazzi. Quindi, come faceva Sabrina a saperlo? Il processo sul delitto di Avetrana è iniziato il 10 gennaio 2012 ed è terminato al terzo grado di giudizio il 21 febbraio 2017, con la conferma dei due ergastoli a Sabrina e Cosima e 8 anni di reclusione per Michele Misteri, che alla fine fu condannato esclusivamente per soppressione di cadavere ed inquinamento delle prove. Il movente delle due donne possiamo leggerlo nella sentenza. Il risentimento di Sabrina verso la cugina aveva generato il cortocircuito emotivo e indotto all'omicidio, sorretto da dolo d'impeto, sull'onda della necessità particolarmente sentita da Cosima di salvaguardare l'immagine della figlia e della famiglia, punendo la nipote per il danno recato a Sabrina con la diffusione di un episodio privato ed intimo particolarmente imbarazzante. Si conclude così questa puntata di Sulla scena del crimine, in cui abbiamo cercato di ripercorrere i tratti salienti di un altro caso di cronaca nera che ha sconvolto il nostro paese. Tanto vi abbiamo detto, ma tanto altro si potrebbe ancora dire riguardo questo delitto che, senza dubbio, ha spaccato una famiglia e diviso l'opinione pubblica. Adesso a tua zia e a tua cugina, che cosa vorresti? Ah, io non ho niente da dire, ho sempre detto, non ci sono domande particolari, loro se vogliono potrebbero dire a me qualcosa, sicuramente sono loro che dovrebbero dire più particolari, insomma, sui fatti che non sono emersi fino ad oggi, ecco, tutto qua. Tra silenzi, bugie e domande senza risposta, una su tutte: perché Michele Misteri, uomo libero da febbraio 2024, continua a sostenere di essere l'unico colpevole? Durante un'intervista a fanpage.it, l'avvocato di Misteri, Luca Latanza, ha provato a dare una risposta. Secondo lui, il contadino di Avetrana continuerà sempre a dichiararsi colpevole perché probabilmente sente il senso di colpa per la sua famiglia. Una famiglia che però
ha deciso di chiudere qualunque tipo di rapporto con lui, visto che, rivela l'avvocato, negli ultimi anni Michele Misseri ha scritto tutti i giorni a Cosima e Sabrina e da loro non ha mai ricevuto una risposta.